Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Il Punto. Siamo qui con Rosalba Padula, biologa e esperta di biodiversità della nostra agenzia ARPA Umbria. Che cos'è la biodiversità e perché preservarla significa anche preservare le persone? Il termine biodiversità, che utilizziamo oggi molto comunemente in tanti contesti, in effetti ha una origine molto recente. Il primo ad individuare un termine complessivo che identificasse la ricchezza vegetale e animale è stato un entomologo americano, Edward Wilson, che nel 1988 intitolò un convegno in cui si parlava di ecologia e di evoluzione ed estinzione di specie con questo termine biodiversity. In effetti, biodiversity, che in italiano appunto traduciamo come biodiversità, non è altro che la sintesi, il sinonimo di diversità biologica. Un altro tempo in cui la parola biodiversità è diventata importante è stato nel 2015 con l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si. Questo termine biodiversità è stato in questa occasione associato alle parole cura, tutela, degradazione, perdita, quindi anche con un'accezione tecnico-scientifica. E arriviamo così nel 2022. L'8 febbraio del 2022 la Costituzione italiana inserisce il termine biodiversità nell'articolo 9. Lo aggiunge, in effetti si aggiunge un comma, il comma 3, che tra l'altro dice che lo Stato italiano si occuperà, della tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema e degli ecosistemi, anche per le generazioni future. Quindi dà al termine biodiversità un'accezione adesso anche politica, di coinvolgimento dei cittadini. In effetti, quindi, la parola biodiversità assume un ruolo importante perché diciamo, si occupa nel suo complesso di tutte le specie viventi, del materiale genetico e degli ecosistemi presenti sulla Terra. Ma come dicevamo, molto spesso alla parola biodiversità si associa il termine di tutela. Questo perché? Perché siamo già coscienti che la biodiversità ha bisogno di tutela e forse il primo passo è proprio la mancanza di completa informazione. Dobbiamo ancora lavorare molto sulla conoscenza sia delle specie che degli ecosistemi che del materiale genetico. Perché della biodiversità noi conosciamo milioni di informazioni, ma sappiamo, per stima, che queste informazioni sono molto inferiori a quelle esistenti. Quindi dobbiamo ancora lavorare tanto su questa conoscenza. Oltre al fatto che esistono delle vere e proprie minacce, che sono l'inquinamento, il cambiamento climatico, ma anche la degradazione, la frammentazione degli habitat, la presenza delle specie aliene. Ed anche il sovrasfruttamento di queste specie. E le agenzie per l'ambiente che ruolo hanno in questo campo? Le ARPA si sono sempre occupate di biodiversità. Tra le attività istituzionali delle agenzie ambientali vi è appunto la tutela dell'ambiente, e studiare l'ambiente significa appunto conoscerlo. Tra le attività prime delle agenzie ambientali vi è stato ad esempio anche la pubblicazione degli annuari nazionali dei dati sull'ambiente. Questi annuari comprendono le informazioni e i dati che descrivono le componenti dell'ambiente, quindi descrivono l'acqua, l'aria, ma anche appunto la biodiversità e come questa può cambiare nel tempo. Ma molto presto le agenzie si sono rese conto che non bastava soltanto avere dei numeri a disposizione, ma bisognava anche dare forma a queste informazioni, dare una struttura, capire come erano fatte, perché esistevano in quel luogo, quali erano le condizioni che le modificavano, le cambiavano, quali erano i fattori che ne determinavano la crescita,
o appunto l'interazione tra questi organismi. Ed ecco che in molte agenzie nascono degli uffici, dei servizi dedicati proprio alla biodiversità e quindi si avviano degli studi specifici sugli organismi, sugli ecosistemi e sul materiale genetico. E queste informazioni vanno a sommarsi a quanto istituzionalmente fa un'agenzia, e cioè il monitoraggio e il controllo. Ma se questo avveniva già sui tavoli nazionali, veniva discusso a livello europeo e internazionale già negli anni 90 come tutelare, come impegnarsi nella tutela della biodiversità. E adesso, ancora oggi, le agenzie fanno riferimento molto spesso a normative che danno indicazioni e obblighi su quello che bisogna studiare. Uno tra tutti, la strategia europea della biodiversità per il 2030, che è un obiettivo ambizioso, complesso nel medio, oggi potremmo dire anche breve termine, perché il 2030 è molto vicino, che dà appunto obiettivi e azioni da compiere e alle quali le ARPA, le agenzie, devono contribuire. Queste informazioni sono importanti e ci rendono tutti partecipi delle attività che devono essere fatte, svolte. Parliamo di noi allora, parliamo di ARPA Umbria nello specifico. Che tipo di studi porta avanti l'agenzia? ARPA Umbria, come tutte le agenzie nazionali, si è sempre anche lei occupata di biodiversità e nella metà degli anni 2000 ha affiancato le attività biologiche del monitoraggio definito dalla normativa quadro sulle acque con attività e studi specifici per migliorare la conoscenza del proprio territorio. I primi studi si sono sviluppati sul tema della vegetazione dei macroinvertebrati, per poi dopo spingersi più che altro verso la conoscenza dei microrganismi, soprattutto acquatici. Negli anni 2010-2011 ci sono state le prime pubblicazioni di ARPA Umbria, ancora disponibili sul sito dell'agenzia, e oggi invece queste attività si sono ancora più organizzate, strutturate. Le attività sulla biodiversità hanno preso anche altre strade. Ci si occupa della biodiversità sia vegetale che animale e anche ovviamente di ecosistemi. ARPA Umbria ha poi sviluppato grande interesse anche per l'educazione scientifica, sviluppando nel tempo delle tecniche, delle metodiche che permettessero ai cittadini e ai ragazzi, ai giovani, di avvicinarsi, di appassionarsi alla biodiversità, a conoscerla meglio. Ha fatto sì che si realizzassero, si creassero dei sistemi di comunicazione efficace, mettendo a disposizione della cittadinanza non solo le tecniche di conoscenza scientifica, ad esempio utilizzando proprio gli strumenti che sono utili per la ricerca, come può essere quello del microscopio, ma anche cercando di spiegare l'invisibile, la bellezza della biodiversità attraverso forme ludiche con dei giochi o delle attività più semplici, più facili da affrontare. La biodiversità oggi si studia su diversi livelli informativi. Bisogna creare occasione per studiare, avviare studi, ricerca, monitoraggio per migliorare le conoscenze del patrimonio biologico. Bisogna lavorare per mettere a disposizione dei cittadini le informazioni che vengono acquisite. Bisogna sicuramente lavorare creando progetti e mettendosi diciamo, proprio in azione per conoscere meglio le specie a rischio, i fattori di rischio, e bisogna sensibilizzare la cittadinanza. E su questo ARPA Umbria sta lavorando. Il tema della biodiversità in ARPA Umbria è ormai al centro dei nostri progetti. Ce ne vuoi parlare? ARPA Umbria negli ultimi anni è stata coinvolta direttamente o indirettamente su diversi progetti che miravano soprattutto al miglioramento delle conoscenze delle specie e degli ecosistemi.
Mi fa piacere elencarvi alcune delle progettualità in essere o appena concluse che possono dare un'idea un po' generale sui temi che sono stati e che si stanno affrontando per migliorare queste conoscenze. ARPA Umbria è ultimamente detentrice di una banca del germoplasma per un progetto di agrobiodiversità, una banca del germoplasma che noi abbiamo chiamato Collezione Polvese, riconosciuta dalla Regione Umbria e che mira a conservare, gestire, moltiplicare, conoscere meglio e moltiplicare sul territorio dei semi antichi, orticoli, propri della zona del Trasimeno. Un altro impegno importante di ARPA Umbria, è la comunicazione, la realizzazione di un documento che sintetizza le conoscenze biologiche sui funghi, dell'Isola Polvese, un quaderno che stiamo realizzando in collaborazione anche con ISPRA, con l'Università di Perugia e con il Circolo Micologico Naturalistico Perugino. Un'altra attività che portiamo avanti sono le pubblicazioni su elementi e organismi specifici. Abbiamo di recente pubblicato un articolo sulla ninfea bianca del Trasimeno, una volta specie molto abbondante nella nostra regione e invece oggi considerata rara. Ma abbiamo anche pubblicato un quaderno sulla checklist delle orchidee selvatiche presenti sull'isola Polvese. Un altro lavoro ha riguardato la conoscenza delle specie arboree della lecceta antica presente sull'isola Polvese e del bosco igrofilo di Colfiorito. Un'altra attività sulla quale siamo impegnati è la conoscenza della popolazione diatomica delle acque della palude di Colfiorito. Un altro esempio di attività relativamente recente è lo studio della vegetazione acquatica e del fitoplancton attraverso metodi satellitari che ci hanno permesso anche di provare a utilizzare strumenti per la conoscenza, per la misura del fitoplancton di nuova generazione. Ringraziamo la dottoressa Rosalba Padula e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.